Allora ragazzi, buongiorno. Quindi ragazzi, vabbè, prima di tutto voglio mettere in chiaro una cosa, se non riuscite a commentare non è colpa mia. Stamattina ho fatto un video su Lecce, tutto ok. Poi ne ho fatto uno sul Bologna, mi ha bloccato i commenti, proprio YouTube, io non ho fatto niente. Non c'è scritto, i commenti sono disattivati, non li ho disattivati io. Quindi se... In questo video ci saranno di nuovo commenti disattivati, non so che sta passando YouTube. Allora, parliamo di altre cose. Innanzitutto, proprio 30 secondi per dire che, cioè, il milanista, no? E mi riferisco pure a quel Danilo, non voglio fare il cognome, che sta in ogni video che faccio perché dice che parlo male del Milan. E io ripeto, non parlo male del Milan, parlo male di questo Milan. Se il Milan l'anno prossimo, sono ripetitivo, lo so, però purtroppo certi personaggi non capiscono. Se il Milan l'anno prossimo farà quello che ha fatto oggi l'Inter, parlerò benissimo del Milan, te lo prometto, caro Danilo. Ma non mi mettete a confronto Theo Hernandez con Barella. Vi ho detto già in un video tempo fa, sciacquatevi la bocca quando parlate di Barella. Theo Hernandez è il giocatore più infame della Serie A. Questo nessuno me lo potrà. Nessuno potrà mai farmi cambiare idea. Ok, parentesi chiusa. No, oggi ascoltavo i primi 2-3 minuti del video di un personaggio che voi conoscete benissimo. Io, sapete, no, vi parlo sempre del bandito, del briga, ma dello zoccolo duro, ma sono personaggi che alla fine non li considero neanche cattivi, sono ironici a modo loro, buttano fango, sì, questo sì, e sugli avversari, soprattutto sull'Inter, ma detto questo non sono mai offensivi proprio al massimo, ma c'è questo personaggio che voi conoscete tutti, no? Il grande Max, che davvero sta lì, proprio al limite della querela, perché io non so come faccio a dire certe cose. Oggi ha fatto un video dove, o ieri, non lo so, io l'ho visto oggi, dove dice che, cioè, dove parla, no? Lui, sapete che parla, e addirittura dice, no, che so che qualcuno mi ha citato nei propri video, cioè nel senso io l'ho citato tante volte, ma non penso che si stia riferendo a me, un canale con 900 iscritti e che fa fatica ad arrivare a 1000. Anzi, se potete iscrivetevi, grazie. Però no, non si rende conto questo personaggio delle cose che dice, delle cose che... Scusate se il video è un po' lungo, però vi voglio far sentire, no, con le vostre orecchie cosa riesce ad andare a dire. Ricordiamoci che questo è quello che nel suo canale fa anche dei video dove parla di scienza, dove dice che Einstein non capisce niente e di ascoltare lui. Se volete conoscere la scienza, voi dovete ascoltare lui, non Einstein. Dove dice che la Terra è piatta e tante altre cose che adesso non mi vengono in mente. Però ascoltiamolo così vi fate un'idea. Il giorno dopo la vittoria dei pagliacci hanno vinto questo scudetto. Allora, questi poverini, no? Allora, siccome ieri ho fatto il video, no? E i commenti non sono apparsi perché YouTube, c'è stato un problema su YouTube e non me l'ha messo, e stamattina è tornato tutto a posto, i commenti ci stanno, non elevati, perché anzi io ve li volevo far fare i commenti, tanto so che commentate da pagliacci come al solito, non è una novità questa non è una novità. Vabbè, questo non c'entra niente, questo era solamente l'intro, no? Per farvi vedere che questo personaggio è capace solo di offendere. Non ha argomenti, lui mira ad offendere e basta. Vi ho detto, andatevi a guardare i numeri che c'aveva tempo fa e i numeri di adesso. Oggi ha gli stessi numeri che ho io. Ieri ho fatto un video sul Bologna, ho avuto il doppio dei numeri che ha lui, il doppio. Sono arrivato a 3.500 visualizzazioni. E che lui in questo momento se li sogna, e vi ripeto, io sono un canale da 900 iscritti che fa fatica ad arrivare a 1000. Andiamo avanti. Avete meritato questo.
questo scudetto di cartone come quello del 2006. Io lo ripeto, purtroppo per voi se rosicate non è colpa mia, se voi rosicate non è colpa mia, perché sotto sotto lo sapete che l'avete vinto con molti magheggi quest'anno, e questa è la verità. Quindi voi siete quelli che rosicate, no? Voi interisti, in questo momento. Cioè io giuro, tutti gli interisti, ma pure su Facebook, no? E tutti gli interisti in questo momento li sto vedendo godere per la propria squadra, sì, fare anche qualche battuta ironica, no, sugli avversari, ma godono per l'Inter, godono perché hanno visto una squadra stratosferica prendere a schiaffi gli avversari, godono per quello, non per altro, che gliene frega all'Inter chi arriva secondo o terzo. E domenica c'è Juve-Milan, no? Che gliene frega l'interista, che gliene frega se al secondo posto arriva l'Inter, il Milan o la Juve, non gliene frega niente. Perché? Perché in questo momento l'Inter non guarda Milan e Juve come contendenti, non le guarda, ma psicologicamente, no? L'Inter e la Juve, il Milan e la Juve in questo momento sono squadre per l'Inter, cioè per gli occhi dell'Inter sono squadre dello stesso livello di Torino e Fiorentina. Ok, certo, saranno più forti delle Lecce mie, ma sono dello stesso livello di Torino e Fiorentina. Anzi, vi dirò di più, per me la Roma oggi, cioè se la Roma avesse iniziato il campionato con De Rossi, sarebbe al secondo posto. Però adesso, ragazzi, questo davvero, sentite questo, è un po' lungo, qui siamo davvero proprio a uno schiocco di dita dalla diffamazione, no? E questo non va bene, perché quando poi, no, ti senti Dio, perché questo si sente Dio, e io gli auguro che Zhang non ascolti mai un video del genere, perché qui ci sarebbe da bastonarlo. C'è stato qualcuno, no, che ha fatto dei video, si è riferito pure a me, no, sul fatto che hanno visto Zhang in Cina che stava a vedere Gran Premio. Mio Dio. E tutti quanti, ma non stava in galera? Ma com'è Zhang, se vede? Ma com'è Zhang? No, voi mi dovete dire, ok, voi, visto che siete così pagliacci, perché è proprio, mi sa, dice proprio tutto che siete pagliacci. 10 mesi che non si vede, dove cazzo è stato Zhang in questi 10 mesi che non si è visto? Non mi sorge il dubbio di, ma non è che noi l'abbiamo visto una volta dopo 10 mesi e si è presentato al Gran Premio? Allora, pezzi di caramella e pagliacci. Zhang a novembre, a fine novembre, ha avuto i domiciliari. Novembre, si è fatto io a dicembre, gennaio e febbraio. Poi è uscito, perché sono 3 mesi, non è che deve stare una vita in galera questo. Io vorrei stare a dare l'ergastolo, a un truffaldino come lui, a dare l'ergastolo. E si è fatto 3 mesi, è uscito. E come mai non torna in Italia il signor Zhang? Com'è? Prima stava sempre in Italia, come ho detto, e mo non ci sta mai in Italia. Ma come mai? Ogni volta stava, come mai? Come dice l'amico francese del Milan, come mai? Come mai? Mi piace sto come mai? Come mai? Come mai che non si è fatto più vivo? E perché non viene in Italia? Come mai non viene in Italia? Ma non ve lo chiedete? Il vostro presidente truffaldino? Si è fatto 3 mesi di domicilio e non solo, ha dovuto pagare. Sentite, per voi che non sapete un cazzo, perché vi dovete informare, io ho gli agenti miei segreti in Cina, siccome io qui conosco un sacco di cinesi che lavorano qua, cinesi che hanno ristoranti, pub, cazzi vari, e hanno pure i negozi, quelli fuori che conoscete di Cina, e diverse persone lo conoscono. Addirittura qui c'è un amico, il compagno di scuola di Zhang, pensa un po', qui ci saranno almeno un centinaio di cinesi, e uno di questi era compagno di scuola di Zhang, pensate, andava a scuola con Zhang, andava a scuola, e mi ha detto, cioè lui più o meno conosce abbastanza la situazione come sta, ha rischiato una galera veramente, ha dovuto pagare una cauzione, ma sono muti a cuccia. No, vabbè ragazzi, io davvero non ho parole, lui conosce uno che abita accanto a casa sua, che è stato compagno di classe di Zhang. Vi rendete conto
Che coincidenza, cioè accanto a casa di Max Le Chesonfait abita un ex compagno di Zhang. Qui siamo ai limiti della querela, perché a certi personaggi va bene solamente perché, diciamo, i protagonisti dei loro video, no? In questo caso Zhang, non, a questi protagonisti non arriva mai voce di questi video infami, indegni, che fanno queste persone indegne. Poi se sono io quello a cui si riferisce, no? So che alcuni hanno messo il nome mio, non penso, perché stiamo parlando del niente, no? Però se sono io, sono contento e sarò contento anche se vedrà questo di video. E se non sono io, va bene lo stesso, cioè, però io vorrei che arrivasse il messaggio che seguire questi personaggi, e lo dico prendendomi la responsabilità, fa di voi delle pecore. A proposito, quando dice ho letto questi video, no, ho visto questi video, oh, io oh, non lo dico ai miei iscritti o a chi vede il canale, lo dice lui. Perché? Perché lo dice lui? Perché lui tratta, come dico sempre, i suoi iscritti e la gente, e tutta la gente che guarda i suoi video come pecore, perché secondo lui è Dio, lui non è niente, lui è uno che sta rischiando di andare a prendersi una denuncia di diffamazione. Però, sapete, quando uno si sente Dio non ha paura di niente.